Ciao a tutti, allora sto girando sto video lo stesso giorno dei Most Played, però mi sono cambiata il maglione, ho messo gli occhiali così sembra un giorno diverso. Mi sono anche tolto il rossetto perché ho mangiato e nel frattempo l'ho tolto, però il trucco è quello dei Most Played, così insomma. Poi questi occhiali mi sono piaciuti tantissimo, si sono visti in uno spezzone del video del Black Friday se non sbaglio. No, 50 secondi di video, siete impazzite, sono di Firmo, li ho presi su Firmo. Anche a me piacciono tantissimo, l'unico problema è che essendo viola non stanno bene con tutto, quindi a volte non li metto, cioè in casa li tengo sempre perché sono in assoluto gli occhiali più comodi che ho. Secondo me io ho azzeccato proprio la montatura, le misure, perché non mi scivola sul naso, mentre quelli che ho fatto per dire dall'ottico, anche se li ho fatti già regolare più volte, dopo un po' sono fighi, però scivola, insomma ho beccato proprio la montatura giusta e prima o poi mi decido, li ordino anche neri così me li metto, poi neri secondo me devono essere ancora più fighi, mi sta venendo l'insana voglia di ordinarli. Vabbè, comunque iniziamo, vi avviso che sto mese ho una marea di cose che sono praticamente finite tutte in sequenza, una con l'altra. Comincio tirando fuori, allora a caso perché veramente c'ho tanta roba. Campioncino di Sephora, di questo fondotinta, ve lo faccio vedere in foto, cioè in, insomma così, perché non so come si chiama Care, mi viene da pensare, comunque questo qua. L'effetto in video era bello, ma la durata pessima, non mi piace come è diventato sul viso, non vado neanche a cercarmi il link, perché sinceramente perdere tempo a cercare il link di una cosa che è proprio... dovete sapere che io il 90% dei link ce li ho salvati, perché... bene o male sono cose che vi ho già mostrato, perché se no impazzirei, cioè c'è un lavoro enorme di ricerca dei link che voi non avete idea, sinceramente manco ne vale la pena per questo, ecco, almeno per me. Poi ho finito, questa l'ho usata in due volte, questa tinta di Villa Lodola, questa è la 3.0 che ho usato in due volte perché ho stato solo sulla radice. Non so se ci sia anche l'altra. Mi piace molto questa tinta per il potere coprente, per come lascia i capelli. Lo shampoo e il balsamo che ci sono all'interno sono veramente ottimi. Non lo so se la ricompro, dico la verità, per un semplice motivo, perché la Coleston che uso io di solito mi piace ancora un pelino di più, perché il potere coprente è eccezionale. Ripeto, anche questa copre bene, però a livello di prezzo siamo lì, perché questa giusto se la trovate in offerta, offertona difficile, ma a livello di prezzo siamo lì, non cambia moltissimo. Poi ho finito, in realtà l'avevo già finito da prima, poi l'avevo riempito con un bagnoschiuma di Molton Brown, che non so che se sia qua, no? Vabbè, se lo trovo ve lo faccio vedere. Comunque, questo sapone per le mani felce azzurra, questa profumazione, manca a dirlo, io vado matta. Allora, questa qua veramente non voleva finire più. Io lo adoro in realtà, perché stiamo parlando della linea di Rituals, The Ritual of Sakura, che mi piace tantissimo come profumazione, però è seconda come gusto, come profumazione, per mio gusto, a quella Ritual of Karma. Ma sono secondo me tutte e due strepitose come profumazioni. Non mi aspettavo durasse così tanto, perché di solito queste boccette qua non durano tantissimo, ma vi dico, questa mi è durata veramente un sacco. La ricomprerei assolutamente sì, e ricomprerei ancora di più quell'altra profumazione là. Prima o poi mi decido a comprare i profumatori per l'ambiente, quelli con i bastoncini, buonissimo. Poi, guardate qua, abbiamo ben due detergenti, perché li ho usati in contemporanea, mattina e sera, cioè uno mattina e uno sera. La mattina usavo questo, di Nux, mette ma fuoco, di Nux, della linea Very Rose, la Light Cleansing Foam, fantastica, fantastica. Adesso un altro detergente che, anzi, uno sto finendo e l'altro sto per iniziare, ma questa qua assolutamente la ricompro. Come mousse, se vi piacciono le mousse, secondo me la dovete provare, perché ha... vabbè, innanzitutto il plus che una buona mousse pulisce, non, cioè, a mio avviso, non disidrata, ottima. Ma soprattutto un altro plus che dura tantissimo, perché la quantità delle mousse di solito, tipo lo spumone, per fare un esempio di un prodotto che ho ricomprato tante volte, finisce molto, ma molto prima. Cioè, non so che magia ci sia. Come quantitativo sono 150 ml, non mi ricordo quanto sia lo spumone, forse 100. Però al di là di quello vi assicuro che dura veramente tanto, consistenza morbida che non svanisce. Questo di Pixi mi è piaciuto altrettanto, non fa una vera schiuma, bensì una cremina,
si chiama Clarity Cleanser, è il primo prodotto che mi piace di Pixi, non mi è mai piaciuto un prodotto di Pixi, questa è la linea appunto all'acido salicilico, quindi avevo deciso di usarla di sera semplicemente per questo, ma non c'era un motivo reale, avrei potuto usarlo mattina e sera, li ho alternati così per il gusto di usare due cose diverse, mi è piaciuto molto, sinceramente anche lui non costa molto, l'ho trovato abbastanza delicato e mi piaceva l'idea di usare comunque un qualcosa di esfoliante. Concetto. Ecco, quello è il concetto. Poi, questi, ma da quanto tempo ce li ho in casa non lo so, ma da tantissimo, non mi ricordo quanto, ma meglio non saperlo. Air Expertise L'Oreal, shampoo e balsamo, l'ultima volta che ho mostrato questi prodotti in video c'erano ancora su Amazon, se ci sono io vi dico provateli perché secondo me sono eccezionali, shampoo molto districante e balsamo, cioè shampoo già di per sé districante, balsamo super districante, ne basta pochissimo, profumo molto molto buono. Allora, non lo so se sostituiscono, non so se sono riuscita a sostituirli con quelli di Redken, probabilmente sì, dovessi scegliere fra i due, al di là di un discorso di prezzo, perché più o meno siamo lì. Quelli di Redken forse costano un po' di più, ma con sconti, bundle, eccetera, neanche la considererei la differenza di prezzo. A livello di preferenza, no, forse il profumo mi farebbe propendere verso Redken, probabilmente anche come mi lascia i capelli, però questi qua vi dico che sono dei gran bei prodotti. L'ultima volta che ho guardato e ho messo i link, ho visto anche che qualcuno di voi l'ha comprato, aveva un prezzo buono, quindi il negozio mi ricordo costavano sui 10 euro quando erano ancora presenti, adesso non si trovano più. Quindi valutate voi, insomma. Sicuramente mi piace molto la confezione. Io degli shampoo apprezzo le confezioni così. E soprattutto dei balsamo, che li devi spremere. Poi, questo è stato un amore folle. Prodotto strepitoso di Philosophy. Questo si chiama Micro Delivery Resurfacing Peel, peeling in doppia fase, costituita da boccetta più questa crema granulosa molto densa a base di vitamina C. A livello di acidi esfolianti c'è il salicilico e l'acido lattico, ma non solo, in realtà c'è un casino di altre cose. Questo prodotto si usa, ve l'ho fatto vedere in un video, si usa mescolando una parte di questo e una parte di questo sulla mano, si emulsionano insieme, a quel punto sentite proprio il prodotto che si riscalda e si applica sul viso, si massaggia sul viso, si lascia agire, mi pare, ecco, 2-3 minuti, non di più, e poi si rimuove. Vi lascia la pelle come il culo di un bambino. Ora, ieri, parlavamo con una ragazza di Telegram che aveva ordinato una cosa simile, anzi, identica praticamente, del marchio Erno Laszlo. Ora, questo qua io non l'ho visto su Look Fantastic, l'avevo scelto io su Look Fantastic, ho visto che ce n'è un altro, che tra l'altro mi sconfinferà pure. Però dalla descrizione che mi ha fatto sta ragazza del peeling di Erno Laszlo, che lei ha già usato, quindi mi ha detto è fantastico, praticamente è la stessa cosa, perché ha lo stesso proprio funzionamento, si usa allo stesso modo. Ora, dovrei andare a guardare tutti gli ingredienti uno per uno, però onestamente io, ecco, dovendo scegliere fra i due, forse proverei l'altro. Sapete perché? Perché costa meno. Non mi ricordo che questo costava intorno ai 70 euro, ma ripeto, adesso in questo momento sul sito non c'è. Ce n'è un altro che forse ha, mi sembra simile, nel senso che è sempre con due prodotti che si miscelano, però gli attivi sono leggermente diversi. Fatto sta che questo qua comunque mi è piaciuto veramente veramente tanto. Comunque Erno Laszlo, sono oggi morta quando ho cercato il link della lozione idratante, perché ok, ho visto che i prezzi erano alti, ma quello non l'avevo notato quanto cavolo costasse. Vabbè. Poi, un sacco di skincare. Ho finito questo siero di Sioris Bring the Light Serum. Allora, questa confezione dovrebbe diventare, secondo me, il packaging, intendo, la confezione ideale di tutti i sieri. Perché è fatta così. Voi l'aprite e avete già prelevato con il contagocce il prodotto, perché vedete che questo si alza. Quando lo richiudete, lui si abbassa e va a ripucciare qua. Ma il bello è che pesca tutto il prodotto, cioè non ne rimane dentro, è fantastico. Cioè, il packaging 10 proprio, cioè nulla da dire. Il prodotto mi è piaciuto, però sul mio viso non mi faceva impazzire la consistenza. Per cui, visto che comunque
l'effetto mi piaceva, dovrebbe essere un prodotto illuminante, schiarente, no? E allora cosa ho fatto? L'ho usato su colle e décolleté, dove la consistenza, se proprio non mi fa impazzire, non mi dà fastidio, cioè non è come avercela in viso, ecco. Anzi, sinceramente sul viso e collo non neanche l'avvertivo, e l'ho finito lì, mi è piaciuto. Questo l'avevo ricevuto da Yes Style, a Simona per esempio piace tantissimo. Poi, crema fantastica di Elemis Pro Collagen Marine Cream, questa qui, questa è una mini taglia trovata da qualche parte, se box, calendari, non mi ricordo, mi è piaciuta moltissimo, probabilmente, sì, è la consistenza di crema che piace a me, va benissimo per il giorno, io questa l'ho usata per il giorno, profumazione ottima, in generale ho notato che le texture di Elemis fanno molto al caso mio, sono tipo le texture di Clinique, cose così, forse leggermente più densa, però vedo che la mia pelle le assorbe bene, insomma mi piace molto come linea e sono contenta quando trovo, siccome è un marchio che si trova spesso nelle beauty box, sinceramente lo apprezzo sempre, sicuramente, ecco. Poi, boh vabbè, questi ve li faccio vedere, sono dei quadrotti di cotone Avilea. Li ho presi da Tigotà, li ho ricomprati perché mi piacciono molto, sono dei quadrotti enormi che io taglio in quattro, quindi mi durano un sacco perché con un quadrottino piccolo io faccio, lo uso solo per il tonico, lozione sfoliante eccetera, non li uso per struccare, e anche per lo smalto, quando adesso ho rimesso lo smalto per la prima volta, quindi insomma li ricompro volentieri. Ho finito il Regenerate, questo ve ne ho già parlato nel video del Black Friday perché c'erano delle offerte particolarmente vantaggiose. Miglior dentifricio che abbia usato, sicuramente ve lo consiglio. Se avete problemi di smalto dei denti dovete assolutamente usare questo qua. Vi consiglio di provarlo veramente, soprattutto vi consiglio di guardare un po' tutta la linea, quindi i vari kit, quelli proprio per ricostruire lo smalto eccetera. Lo ricompro sicuramente, adesso non so quando, adesso sto usando quello della Mentadent che avevo già in realtà, per questo quando mi è arrivato ho iniziato a usare lui subito. Poi questa mi è durata un sacco, l'avevo ripresa di recente, è la luce liquida di Vera Lab. Allora non penso che la ricomprerò mai, più, ne ho avute diverse di queste, ma sapete perché? Perché mi sono resa conto che è un prodotto che mi è sempre piaciuto, però mi sono resa conto che una volta che la pelle mia si è abituata a essere esfoliata poco e spesso, o a volte di più, tipo questo, quel prodotto lì diventa blando, cioè non ne vedo più i benefici, ecco, quindi tendo a voler provare altro solo per quello, quindi quello lì è un prodotto che ormai accantonerò. Sempre di Vera Lab, già che mi è venuto in mano, questo che non so se sia proprio finito, secondo me sì, comunque è il The Puff. Il The Puff come contorno occhi per me è troppo leggero, però devo dire che l'ho sempre apprezzato da usare sotto dei patch di idrogel. Perché funziona bene in quel caso, cioè soprattutto sotto i destress, i patch di Vera Lab, ecco, sotto questi. Il problema è che questo qua non penso di ricomprarlo onestamente, c'è un sacco di altra cosa in giro. I patch di Vera Lab mi piacciono molto, però nella lista del prossimo mese ho inserito i patch di Erno Laszlo. Se non aveste capito, adesso mi è venuta la fissa per Ernesto Sparalesto, come l'ho ribattezzato, quindi ecco, spero di... Io ne ho altri patch che mi piacciono, questi mi sono sempre piaciuti, attenzione, però sono costosi oggettivamente, quelli del Nolaslo sono pure costosi, ma un po' meno di questi, quindi mo vediamo. E ecco, questi invece sono una specie di tortura cinese, che se avete voglia di infliggervi fatelo, ma io onestamente ne starò ben lontana. Non è la prima volta che provo questo tipo di prodotto, questi sono dei patch per gli occhi, di quelli con tipo dei micro aghi, che non sono aghi ovviamente, sono dei, non li ho conservati, micro puntinati, non so, insomma, quando voi, cosa sfrutta, diciamo, sfrutta questa, questo, servono questi puntini, questi aghetti, che ripeto non sono aghetti, però si sentono comunque, per far penetrare in teoria meglio i principi attivi. Il problema è che si incollano letteralmente, sono fatti apposta perché voi dovreste tenerli tutta la notte. Allora io, siccome mi conosco, l'ho provato una sera, li ho tenuti 2 ore e mezza tipo, qua c'è scritto comunque da tenere due ore o tutta la notte. Io mi stavo per strappare il contorno occhi, non vi dico, poi quando ho tolto i patch avevo il contorno occhi tipo invecchiato di 10 anni. E la stessa cosa mi era successo con un altro, una cosa simile comprata in fiera tanto tempo fa.
non fanno assolutamente per me questo tipo di prodotti, assolutamente. Già che ci sono, rimango in tema di maschere, mascherine e campioncini. Allora, questi qua di Star Skin, gli Eye Catcher, sono i secondi che provo e vi confermo che a me onestamente non mi hanno detto niente. Questo campioncino qua, di questa maschera di Fresh, Rose Face Mask, questa mi è piaciuta. Questa mi è veramente piaciuta tanto, è una maschera idratante, alla mia pelle è piaciuta un sacco. Di Fresh devo dire che ci sono delle cose che mi stuzzicano, solo che diciamo che avendo altre cose, ma prima o poi voglio provare qualche altro prodotto, però quella maschera lì mi è veramente piaciuta. Poi Benefit, ho due campioncini, uno della Give Me Brow, che è che è il mascara per sopracciglia, che era di un colore sbagliato. Però l'ho voluta provare lo stesso perché ero curiosa di vedere, insomma, l'effetto. E devo dire che, non avevo dubbi, ma effettivamente è un gran bel mascara per sopracciglia. Io lo prenderei perché, probabilmente prima o poi lo compro. Lo prenderei non adesso perché tra un po' faccio ritocco alle sopracciglia, quindi parliamo di un futuro molto prossimo. A gennaio faccio il ritocco. Oggi per dire non l'ho neanche truccate, poi figuriamoci appena fa. Ma più che altro l'avrei preso, lo prenderei per colorare quei piccoli peletti bianchi che cominciano ad affacciarsi sulle sopracciglia, solo per quello, non per altro. Poi si sta facendo notte. Siero al Bakuchiol di Balance Me, non mi è piaciuto per niente la consistenza, e lui l'ho finito sul collo, ma la consistenza proprio non mi piaceva. Peccato, poteva essere una valida alternativa per trovare un prodotto col Bakuchiol da usare al posto dell'olio di Omorovix, ma cioè, siamo proprio distanti anni luce. Poi avevo anche questo campioncino di Hoola di Benefit. L'ho usato volentieri, devo dire. Adesso questo non viene più niente fuori, però ho fatto qualche applicazione. Mi piace, vabbè, lo sappiamo tutti, è un ottimo prodotto, Hoola di Benefit. Poi, questo non vi devo dire niente, il campioncino del rossetto di NARS American Woman, mi è piaciuto da morire. Questo adesso io conservo l'applicatore, lo pulisco e lo voglio utilizzare per provare ad applicarci magari altre tinte, perché è veramente un applicatore fantastico. Benedetti siano i campioncini, quelli veri. Poi, dai che abbiamo quasi finito. Altro make up. Allora, sembra che ce ne sia ancora, ma vi assicuro che è finito. Questo gloss di Fenty, questo è il Fuzzy Full Size, finito, l'ho amato follemente. Adesso questo non lo ricompro perché ne ho altri da finire. Poi ho finito questo burro cacao di Bisline, ce n'è ancora dentro, ma cioè, qua veramente basta, l'ho finito. Mi è piaciuto molto, ma purtroppo non è reperibile, ma sto usando con soddisfazione sinceramente quella di Laneige, la maschera di Laneige, che adesso l'ho anche rimessa giusto per reidratare le labbra, fa effetto gloss e mi piace tantissimo. Questa, che a vederla così sembrerebbe ancora utilizzabile, però la sento la consistenza, quando si bagna non va più bene, è una spugna naturale. Questa qua è una di quelle di Hydra London, non mi ricordo se c'è ancora, perché ho visto che questa qua vendono o una confezione con tre mini spugnette, che è quella che l'ultima volta ho comprato io, e poi ce n'è una un po' più grande. Poi vi lascio dei link, però io mi trovo benissimo e lo sapete, da quando sono passata alle spugne, cioè, vi ricordate che ogni volta nei prodotti finiti c'era sempre uno o due panni in microfibra? Adesso con le spugne ho svoltato, in primis le preferisco e poi durano molto 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 di più. Poi campioncino, questo che è? Ah, questo mi era piaciuto, marca Absolute, credo, se non sbaglio Absolution, credo di Sephora, mi pare di ricordare. Comunque è un olio struccante, struccare strucca bene. Mi ricordo solo che mi aveva dato leggermente fastidio agli occhi, quindi diciamo che passa in sordina, perché tanto già solo per questa cosa sicuramente non lo ricomprerei. Poi prodotto full size, questo Glow Tonic di Rodial. Fantastica la confezione, veramente comoda. Allora, questo prodotto mi è piaciuto moltissimo per il profumo, perché aveva questo profumo di colonne di bambino che io adoro,
La sensazione sul viso era molto piacevole. Dovessi descrivervi dei effetti, onestamente, a livello di, essendo un, diciamo, alla vitamina C dovrebbe avere un effetto illuminante, glow, eccetera. Su questo non vi so rispondere, ma perché c'è tutto un insieme poi di routine, eccetera. Però ecco, una cosa la devo dire, che nonostante avesse la vitamina C, e di solito i prodotti alla vitamina C tendono a essere appiccicosi, questo non lo era, quindi piacevole. Io a volte queste cose, cioè, ci sono dei prodotti che magari di per sé, non vi dico andatevela a comprare assolutamente, però è uno di quei prodotti che se doveste beccare una box, una bundle, qualcosa, per esempio di Rodial con questo e lo struccante, quello vi direi prendetelo, perché lo struccante è eccezionale, mi era piaciuto tantissimo, era un balsamo struccante. Questo è un ottimo prodotto, quindi per dire, ecco, se doveste beccare cose del genere, usatelo perché è molto piacevole da usare. E poi anche il packaging devo dire che gioca il suo. Ultime, ho finito due fiale di L'Adore, ne ho ancora, mi sa, 5, 4 o 5. Adesso ho tagliato i capelli, quindi diciamo che non avendo doppie punte, magari mi sa che me le conservo, le userò un po' più in là, però è un prodotto strepitoso, cioè una bomba a mano, so ste cose. Cioè, poi l'altro giorno, forse me l'ha scritto qualcuno, mi sembra, che avevo usato prima la fiala in doccia, che queste si usano dopo lo shampoo, quindi al posto del balsamo, si tengono un minuto, si miscela con l'acqua. Una fiala si miscela con la stessa quantità di acqua, si forma una cremina e si applica al posto del balsamo. Avevo usato quello e poi dopo col capello bagnato, dopo la doccia, l'olio di Olaplex. L'ho provata anche io questa combinazione l'altro giorno, bomba! Prima di tagliare i capelli, tutto ciò. Adesso veramente ho le punte così sane che boh, cioè non ho secchezza particolare, però magari un giorno sicuramente. Ah, una cosa che mi piace da morire di queste fiale è il profumo. Queste qua vengono da Yes Style. Non so se ci siano altri rivenditori, credo di sì, però non saprei. Adesso mi sa che l'avevo visto l'altro giorno uno, però non conoscevo il sito, quindi io alzo le mani, non vi so dire. Bene, abbiamo finito questo. Adesso voglio fare assolutamente il video sui finiti cibo, che ne ho una marea, devo assolutamente fare la differenziata, che qua è diventato un casino. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!